Buongiorno a tutti. Oggi voglio per voi presentare un motivo a rilievo, semplicissimo. Qui bisogna usare diritte o rovescia, è molto semplicissimo e anche si può vedere dal due parti sempre lo stesso motivo. Questa parte di rovescia, questa parte di diritto. Molto semplice. Questa lana grossa, grosso modo da dire, 200 metri al centro, 100 grammi, misto, perciò con questo motivo si può fare copertine, maglione, cardigan per bambine, perché no? E come noi guardiamo, è molto stretto questo motivo. Si può anche fare come oversize, maglione. Jumper. E allora, questa schema 4 maglie, schema e altezza 4 giri. Qui bisogna usare come elastico 2x2. Io ho fatto così elastico per 2x2 per vedere. E dopo cominciamo a partire. Voi come voi cominciate a fare subito, fate vostra altezza 2x2 quanto per voi bisogna, dopo cominciate questo motivo. Adesso io faccio vedere voi schema. Schema semplicissimo, guardate. Schema 4 maglie, come io ho detto. Qui ho fatto vedere una schema, altra schema e questa ho fatto simmetria. Guardate. E adesso chiedo scusa, queste due simmetrie ho sbagliato, bisogna mettere rosso. Queste due io ho messo come simmetria. Perché? Perché qui cominciano con due rovescio e finiscono qui due rovescio. È tutto. E adesso cominciamo a fare insieme. Io sposto, prendo ferri e lana e cominciamo a lavorare insieme. Come sempre io dico il mio famoso bordino, chi piace fate, chi non piace non fate. Allora, primo giro, questo è il mio bordino, non mica centro, e cominciamo nostra schema. Nostra schema 4 maglie. Cominciamo 2 rovescio, un rovescio, secondo rovescio, 2 diritti, un diritto, secondo diritto. E ripetiamo un rovescio, secondo rovescio, terza diritto e quarta diritto. Questa altra schema. Ripetiamo nostra schema. 2 rovescio, 2 diritti. Abbiamo finito schema. Ripetiamo 2 rovescio, 2 diritti. E così noi facciamo quanto per voi è bisogno. Allora, 2 rovescio, 2 diritti e 2 rovescio, come io ho detto. Qui abbiamo cominciato 2 rovescio e abbiamo finito 2 rovescio. Questo bordino e l'ultima sempre va, anche non faccio questa come bordino, è l'ultima. Io sempre faccio rovescio e consiglio a voi fare di rovescio. Giriamo parte di rovescio e cominciamo nostra schema. Questo è il mio bordino, non mica centro. 2 maglie, questa è per simmetria, loro vanno diritti. E adesso cominciamo a fare nostra schema. 2 rovescio,
voi come così tirate condito, voi vedete questi tricini, vuol dire devono andare come diritto. Perciò questo giro noi facciamo come guardano le nostre maglie, dove rovescio, rovescio, dove diritto, facciamo diritto. Due rovescio, guardate qui rovescio, come così con dito un po' leggermente spingete. Voi vedete diritti, vuol dire questi devono andare come diritti. E finiamo il nostro secondo giro come due diritti e due rovesci. No, ho sbagliato. Noi finiamo due rovesci e due diritti. Chiedo scusa perché guardo nella camera e qua un po' sbaglio. E finiamo così, due rovesci e due diritti. Perché noi abbiamo cominciato questa schema, abbiamo cominciato due rovesci e due diritti. Questo è il mio bordino sposto e rovescio. Giriamo. Giro 3, questo è il mio famoso bordino, guardate. E adesso cominciamo. 4 maglie, nostra schema. E adesso facciamo il contrario. Qui noi abbiamo cominciato, qui erano due rovesci e due diritti. Adesso facciamo il contrario. Due diritti, guardate. Due rovesci. Questa è nostra schema. Ripetiamo: due diritti, un diritto, secondo diritto, due rovesci, un rovescio, secondo rovescio. Ripetiamo il nostro schema: due diritti, un diritto, secondo diritto. Due rovesci. Questa nostra schema con giro 3. E finiamo nostro giro, facciamo due diritti, due rovesci. Queste due simmetrie vanno diritte. Questo mio bordino diritto e questo rovescio. Abbiamo finito giro 3, ci vediamo nel giro 4. Giro 4, questo giro 4 parte di rovescio. Questo è il mio famoso bordino, guardate. Queste due maglie di simmetria noi facciamo due rovesci e cominciamo nostra schema. Due diritti, due rovesci. E ancora come voi. Avete paura a sbagliare? Leggermente sbagliare oppure avete dubbi un po' così spostate perché dobbiamo ripetere due diritti, due rovesci, due diritti, due rovesci. Questo giro 4. E finiamo il nostro giro con l'ultimo schema. Due diritti, un diritto, secondo diritto, un rovescio, secondo rovescio. E
E questo è il mio bordino. Giriamo e siamo arrivati nella parte di diritto. Guardate che bellezza. Guardate che bellezza. E adesso noi dobbiamo cominciare ancora con giro numero 1. Ripetere cosa noi abbiamo fatto. Due rovesci, due diritti. Questa parte di diritto io ho fatto vedere e questa parte di rovescio. Guardate. Molto, molto bello. Ragazze, è tutto. Io auguro voi buona giornata, buona salute, pazienza. Grazie, arrivederci.